Chiudiamoci in casa e frequentiamo noi stessi, le nostre anime, sempre lasciate un po' da sole. Torniamo a scoprire chi siamo, cosa vogliamo e cosa pensiamo di noi stessi prima che degli altri. Chiudiamoci dentro casa e verranno a bussarci le passioni, i ricordi, i dubbi e le domande che avevamo messo sotto al letto e che ci mettevano paura. Impariamo a non scappare più dalla nostra ombra. Impariamo a riconoscerla come una parte di noi, di cui dobbiamo solo capirne la declinazione. Quando sentiremo bussare, apriamo la porta perché è il momento di stare distanti, di stare a casa, sì, ma anche di restare in noi stessi. Di fare ordine in salotto, ma anche sotto quel letto dove nella quotidianità scacciamo tutto quello che ci pesa, ma che è di nostra proprietà, a cui dobbiamo rendere conto, dedicare tempo, per far sedimentare tutte le rivoluzioni interiori, che per ora sono state solo scontri, nella piazza del cervello, all'incrocio con via del cuore. Chiudiamoci dentro casa e vedremo sul muro bianco che fissiamo da ore i ti amo che ci siamo tenuti per noi e quell'abbraccio durato troppo poco, di cui ora vorremmo risentire quel maglione verde, morbido, che sa di bucato. Riscopriamo il valore dell'attesa, la sofferenza e la fatica che si prova nell'essere costretti a non poter amare, a non poter passeggiare con qualcuno tra i vicoli della città. Ricordiamocelo quando saremo lì fuori, a cena, tutti insieme, che la dolcezza, la gentilezza e l'amore non vanno tenuti per i momenti difficili, vanno disegnati sempre, perché oggi è per tutti un momento difficile, ma ieri, domani, per ognuno di noi a turno lo sarà e ci farà bene stringerci, senza chiedercelo, tenerci per mano, senza spiegazioni. Chiudiamoci dentro casa e torniamo ad abitarci. Ad abitare noi stessi con i nostri pensieri, i nostri sogni e il nostro esserci. Perché noi siamo la nostra casa e per troppo tempo non abbiamo trovato le chiavi.